Ok. Ok, dovremmo essere in live, penso. Immagino già tutto il casino di persone che ci sono qua dentro. Ok, wait, ok. Dovremmo esserci, signori e signori, tutto è pronto. Tutto è pronto. Tutto è pronto, raga. Signori e signori, l'attesa è finita. Ok. E quindi direi, andiamo. Controlliamo di non aver sbagliato il vostro. Ok, ci siamo. Va bene, allora. Ok. Dovremmo... No, non siamo ancora partiti. Ok. Va bene. Ok, adesso quindi... Ok, va bene. Manca poco. Ok, adesso si vede tutto. E boh, sarà un bel casino, eh. Questo è un bel casino, lo so. Io ho paura, ne ho tanta, perché non sono le corse adatte a me. E boh, penso che sia andato. Ok, è andato. Ok, si parte. Si parte. Si parte, ok. Ora smettiamo, concentriamoci. Quindi questa, ok. Dobbiamo concentrarci subito sulla corsa, ok. Mettiamo questa, la conosco relativamente bene. Sa, tappa. Ok, la situazione sembrerebbe essere abbastanza normale. Adesso concentriamoci, eh. Va bene.
sembrerebbe funzionare tutto relativamente bene. Adesso concentriamoci qua, assolutamente. Ok, aspettato sbagliare. Perucchi, vabbè, una fugata, diciamo, di rimandarlo, che okay, partono in diversi corridoi. Fugata fondamentale. C'è il massettone che esprimo, ok, vabbè, comunque. Fuga sembrerebbe essere andata, ma che un attivamento, vabbè, non, comunque sembra che ci siano, no, non ci sono tutti in fuga. Non c'è, vabbè, non c'è, deve essere che Swift infame. acceleration by Si provvede Matteo subito Trentin. Her rider is a taking this mandare chance gente, alone. però. Che parte, vabbè, Trentino, si è giocato un po' il colpo di cannone, ok. Gente che ha tre uomini in fuga, comunque. Tre uomini in fuga, devi farti attivare chiunque abbia tre uomini, perché tanto. Ormai. Devi farti attivare loro. Oh, basta che questo gioco di merda non si stacchi gente a caso, ok. La situazione davanti sembrerebbe essersi normalizzata. Ok, adesso vediamo, Li facciamo prendere tutto il vantaggio che si prendono. Tanto, lo conosciamo bene, tanto hanno due uomini, tanto non ha alcun senso per me di tirare davanti. Ok, Ora vediamo, com'è la situazione. Allora, da 2 minuti presi davanti, Non voglio, no, non penso che si possa decidere già tutto, direttamente tutto. Dalla fuga, però te l'ho detto, io non tiro davanti, così non mi prendo responsabilità. Qualcuno ha detto che sta tirando, cioè, evidentemente. No, nessuno, tutti che vanno di cursore. Tutti che vanno di fottutissimo cursore. Tutti che vanno di fottutissimo cursore. Ok. Tanto io. A me non c'è problema, una volta che ho aggiunto la fuga. Vado a vedere anche chi hanno gli altri in fuga. Caruso, che molta gente ha optato per la mia tattica 80 e 75. No, 80 e Paveavo. Adesso vediamo la composizione in gruppo. Evidentemente no, non c'è alcun vantaggio di tirare davanti, proprio alcun vantaggio. Molta gente ha gli stessi corridoi che io. Praticamente tutti hanno gli stessi corridoi che io. Quindi, a parte, l'unico che potrebbe essere un pochino svantaggiato è che parte There's a dietro. rider trying to break away Lì from the va. bunch. Boh, che cazzo sta facendo questo qua, non lo so nemmeno io. Però va. Ma Alessio sarà contento, Come al solito la situazione davanti si è messa a favore dell'80. Allora. Quindi vediamo, Probabilmente adesso incominceranno a partire le chat, boh, che ne so, comunque. Ma chi è che non c'è che è svantaggiato? No, nessuno completamente, però tutti hanno fottutissimo 80. Quindi non tiro, non ci ho messo 2 volte a tirare, nel senso. Vi lascerei arrivare la fuga. E dipende dagli altri, però. E abbiamo un uomo che potrebbe arrivare. Io sinceramente aspetto cosa succede davanti. E non tolgo il dubbio che qualcuno potrebbe di tuo staccarsi. Qualcuno potrebbe staccarsi, che ne so. Una situazione abbastanza sgradevole. Per ora almeno. Contro ripartire potrebbe essere un'idea. Si riformerebbe un grande casino addirittura. Perché sta tirando col belly, non tirare manco a morire. Cioè. Vorrei dire che si potrebbe tentare un secondo attacco, direi, tanto la situazione dietro si movimenterebbe soltanto. Quindi c'è Second Fan, no, che sembrava addirittura attivare. Col Bebelli, vai, col Belli.
Boh, per ora la situazione comunque tutti hanno optato per sta fuga e lasciamo, diamo la stessa possibilità davanti che la fuga. Comunque certi errori non li fanno tutti, se... c'è la gente, ok, molto probabilmente adesso vi troveremo qualcuno, si ritroveranno quelli che avranno di conseguenza anche loro tre uomini, quelli con tre uomini si ritroveranno presto con due. The riders are in a portion above 10%. Faccio eventuali attacchi. Ok, l'unica porco. Sì, vabbè, fa niente. Faccio eventuali attacchi che soprattutto adesso. So già che adesso col belly consumerà un casino. Vabbè, non male. Faccio qualche bastardello potrebbe tentare un eventuale attacco. Che culo che ha avuto Tito. Tito mi sembra comunque fosse messo nell'altro gruppo. Boh, avevo Titus, sì, mi sembrava sia stato eliminato e poi è stato ripescato, strano. Succede sempre qua. Vediamo com'è la situazione adesso che... Allora, so solamente che se partiamo... Qualcosa potrebbe accadere, nel senso che potrebbe... Ok, quindi le quote che avvii la fuga sembrerebbero aumentare. Tanto non ha alcun senso tirare perdere energie inutili. Che qua l'unica cosa che potrebbe avere senso non lo so nemmeno io, non le so nemmeno io certe cose. Vediamo, eh. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Occio il corbello, occhio a troia. Corbello non si stacca, vero? Che okay, no, non si stacca. Qua di addito di fare andare un pochino a cursore, tanto. Che me frega, direi. Qua un sessantino. Se si stacca, peggio per noi, comunque. Vabbè, no, non si è sembrato avere problemi. Problemi proprio non ne ha avuti, perfetto. Quindi vediamo Pelucchi. Pelucchi, vabbè, Pelucchi sta bene pure lui. E non ho ancora capito molte cose. Vai, col belly qua consumato, ok, Pelucchi penso che abbia anche lui finito, ok, col belly non lo lasciamo attivare. Situazione sempre più complessa. Non lo escludiamo. Che un eventuale attacco, non lo so, si potrebbe tentare. L'unica certezza che ho è se qualcuno parte. Immaginiamo un attacco, no, no. Ok, no, no, non è un attacco di quelli che piace a me. Pensavo che fosse un team attacca del gruppo. Perché poi non capisco come mai ci sia Titu che sta attivando. Lo dico io, prima o poi me lo farà lo scherzetto col belly che si stacca, è sicuro. Quanto è vero sto gioco. Quindi mi posso aver immaginato tutto, ma tanto che avremmo avuto una... Potrebbe avere un'eventuale fuga. Però non mi interessa, io non ti voglio neanche un metro, ti vedo solo, tanto non abbiamo alcun interesse di collaborare. L'unico interesse che avevamo era quello... Gliene è staccato un intero... un... corridore, perché se si tiene staccato un corridore
non è mai coinvolto nella fuga, quindi vabbè, tanto io comunque non ti pare, non ne ho la minima intenzione. Lasciamo consumare gli altri. Non fa caldo, pozzo vivo, praticamente le barbe completamente piena. Un attacco qua ci starebbe. Però penso che ci sia possa essere un'eventuale reazione del gruppo. Sicuramente. Solamente che non so se si deciderà tutto anche per. Per ora comunque la situazione sembra abbastanza. Una situazione, boh. Avrei preferito tutto tranne che mi dovermi giocare tutto in fuga. Siamo quelli freschi, siamo sicuramente molto freschi, di questo non abbiamo il minimo dubbio. Attenzione che si stacca col Brevelio, non si stacca neanche. Comunque, siamo freschi di questo, su questo non ho dubbi. Quanto siamo freschi per poter arrivare. Boh. Ok, gente di Tweaking Group sta attivando. Non capisco cosa. È diventato perfetto. Quindi mi sto immaginando tutto con uno sprint tra 80. Situazione di fuga. Per il tuo adesso c'è il Bendis che sembrerebbe di tuo mettere un ritmo relativamente interessante. Ok, va bene, comunque situazione. Ormai penso molto probabilmente che sarà la fuga. Ok, ovviamente adesso col Belly mi sta attivando una evidente staccata, ma il tuo ha rischiato di staccarsi, come non si stacca, beh, poteva di tuo staccarsi, lo so, eh. Non ci stacchiamo grazie alle mie grandi abilità. Oh, cioè qua non la vedo bene la situazione. Tu preferisco mettermi in auto, che almeno così è sicuro che non si stacca. Quindi sicuramente non abbiamo consumato. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Vabbè, a sto punto arriva la fuga. A Non symbolic avendo tre kilometer uomini as we in go due. through the halfway stage of the race. Ok, penso che la fuga sa. Non spesso di avere le carte giuste per dovermela giocare in fuga, eh. Sinceramente non lo so proprio. Sicuramente so che mi potrebbe fare comodo. Porca zavoia. Ci ha provato a staccare. Qualche vittima poteva esserci addirittura, lo so. Deve esserci qualche vittima. Proprio come sta giocando certa gente, attenzione che. La paura che si stacchino non la perderò mai. Questo è poco ma sicuro. Allora, fa poco inizia comunque la vera freccia, non lo so, e farla prendere con 7 minuti di vantaggio, che aumenteranno sicuramente
alla fuga non è affatto una buona cosa. Che me frega se tentassi un attacco, tanto che me frega. Tanto so già che tanto nella peggiore delle ipotesi ci riprendono. E se tirassimo un attacco qua? Dai! Attack by Un aspettato come Santa la merda. Bello l'attacco di Farabò. C'è stata reazione dietro. Non c'è stata reazione. Ottimo. Ottimo. Una reazione che non c'è stata dietro. Potrebbe esserci. Vabbè, Titu ovviamente immagino che abbia attivato. Tenta addirittura di par. Sta partendo pure st'essere. Vabbè, a questo punto non mi frega poco, eh. Un attacco che andava tentato. Un attacco che andava tentato, vabbè, non tirare, doveva continuare a sprecare energia. Ci abbiamo tentato, ma la reazione comunque non è stata. È stata comunque Quick abbastanza attack by forte. Betchol. Quindi avanti, tentano di rilanciare l'attacco. Tenta di ripartire. Matteo, abbastanza strana come cosa. Vabbè, quanto pare che tenta di partire con tutti e tre. Io, sia chiaro, io non tipo, però manco morto tanto. Dove pensa di andare? Nessuno è andata nemmeno da nessuna parte. Ma mai, da nessuna parte. Abbiamo consumato un pochino troppo di energia con Pelucchi. Prova a partire nuovamente, vabbè, tanto chi se frega. Si mette, ma tanto c'è gente, c'è pieno di gente che chiude. Mi sono reso conto che. Porca puttana. Si rischia di staccare i Pelucchi. Vabbè. Abbiamo reagito bene comunque. Dobbiamo avere che mancano comunque tantissimi chilometri. Ok. Attacco che ha tentato. Mai fatto un attacco del genere, mai fatto. Visto che ho messo che la situazione se dove giocare l'80. Noi non tiriamo un metro. Perché è giusto non tiriamo un metro. Ottimo, beh, non tiriamo manco un metro. E questo mi va bene, ok. Però penso che potremmo addirittura essere gli unici che hanno il gregario completamente fresco. L'abbiamo fatto con il gregario davanti. C'è qualcuno che mi sembra che gli sia andato meglio di me come uomini che ha messo in fuga. Il viso è messo molto meglio di me come uomini in fuga. Attenzione Corbelli che non ho capito cosa stesse facendo. Comunque, vabbè, abbiamo fatto un'ottima azione. Comunque Corbelli. L'importante è che non si stacchi. E finché non si stacca va tutto bene. Fa poco c'è il primo passaggio sul muro di qui. Ho fatto concentrare le mie forze. Principalmente davanti. Lumino è salito. Tanto che me frega. Appunto, avevo detto. Riusciamo un pochino a defilare. Oh, cioè che adesso, vabbè. Qualcuno che tenterà il pazzo attacco c'è sicuramente. Però occhio che adesso c'è il muro, vabbè, il muro, eh. Tutti temono il muro, solamente che non farà grandissima selezione, secondo me. No, meglio non farsi ritrovare gambe al vento, però. Comunque l'abbiamo preso relativamente bene. Il muro. Ottimo, lo prendiamo in testa. Tanto. Perché me frega, non penso che potremmo andare via da soli, però. Non si sa mai. This climb features some dreadful Siamo percentages. continuamente in testa. Mi va tutto bene. Oh, wow, che cazzo è? Si sono impappinati da soli i corridoi. Mannaggia il muro, mannaggia PCM, mannaggia chi sta creato sto gioco. Porca troia, che pozzo vivo di tua fatica per stare a ruota di. Per quel brellino. Ok, vabbè, abbiamo fatto un buon muro. Buono, buono. Occhio, non prendere buchetti a destra e manca. Meglio comunque avere una certezza di restare qua dentro. Ok, la certezza la voglio comunque mantenere. Ma non penso che ci stacchiamo. Di staccarci, no, fatto no. Qua col brelli lo lasciamo qua. No, 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 non ci siamo, no, non ci siamo staccati comunque. Abbiamo finito sto muro.
No, non ci siamo staccati, però qualcuno si è staccato, ovviamente. Ma vabbè, abbastanza prevedibile. Chi è che si è staccato? Ipa, ma è abbastanza prevedibile, sinceramente. Io non tiro perché abbiamo tutte le possibilità me ne gioco davanti. Non lo so che mi sembra il gioco davanti, eh. Con un attacco con gli uomini che mi trovo davanti potrebbe essere una buona cosa. Però a questo punto preferisco evitare che... Non voglio chiudere perché tanto... Me ne sto botando tutto il tempo e sto bene così. Pelucchi comunque... Qualcuno va consumato qualcosina. Che tiro col belli, vabbè. Potete aver attenzione a non prendercela. Non farci perculare. Tanto c'è talmente tanto vantaggio. Per la fuga e gruppo. Meglio prenderlo in testa queste cotte, eh? Tanto. Voi 0 di vento, quindi non c'è neanche tutto sto problema. Meglio prenderlo in testa e poi lasciarsi defilare. Chi lo sa, eh? Prese in testa e ci siamo lasciati defilare. Meglio così, eh. Ok. Gente che prova ovviamente a forzare di nuovo la mano. Sai che infan, ma prova, eh. Però Alessandro non sembrerebbe avere una gamba giusta. Qua l'attacco si potrebbe tentare, che ne so, vabbè, rimaniamo ovviamente in testa al gruppo però. Qua si potrebbe addirittura attaccare a arrivare, però sinceramente non mi sembrerebbe che il vantaggio davanti sia troppo enorme. So che non abbiamo consumato una minchia davanti. Lo zero. Dico zero, io voglio zero, eh. Però... Situazione comunque... Abbastanza se tentassimo un attacco qua si poteva tentare qualcosa, diciamo, la tento sicuramente dopo la tento. Se voglio tentare qualcosa là bisogna tentare. Forse la tento, ma porca troia. Qua si potrebbe tentare qualcosa, eh. Cosa fa Giovannino Viscontino? Porca troia, si è fatto staccare in discesa il crocetto. Ma fa niente, fa niente. Fa niente. Colbelli sta bene. Allora poi c'è il move dei Wii. Lo già che l'ultimo passaggio sul muro di qui ci mancheranno più o meno 27 km all'arrivo. Ci sarà sicuramente selezione assurda. Mi conviene, se bisogna attaccare bisogna farlo subito dopo muro di qui. Davanti no, che davanti sarebbe fondamentale prendere la testa. The riders are going through a very tough portion with Beh, percentages perlomeno above cazza allora. 10%. Pozzo Viletto e rischia di perdere le ruote. Fa niente, fa niente, fa niente. Attenzione a non farci perculare il muro. Salite come il muro di qui. Meglio prendere sempre in testa. Non si sa mai. Okay, penso che abbiamo comunque la situazione relativamente stabile. Ottima, ottima cosa, ottima cosa. Prendiamo, incominciamo a prendere avanti la situazione. Ok, ottimo, prendiamo. Discesa, ok, vai, 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 vai. Alle, alle, ok, tutta, tutta, andiamo io un novantino. Tanto se poi perdiamo posizioni lo vediamo. Appena finisce il muro, porca troia, potremmo aver fatto un piccolo errore. Ottimo, abbiamo preso in testa il muro, abbiamo preso in testa il muro, ottima cosa, ottima cosa. Il problema è stato tolto, ok, attenzione, non facciamoci perculare dietro. Le possibilità sono più alte, ok, è meglio fare un ritmo di quelli... Tosti, Nibali anche lui vittimo di quelli tosti. Però non penso che ci siano, ma immaginavo che ci fosse, sarebbe stato un vittimo di quelli pesanti. Allora, a sto punto la situazione si dirige tutta davanti. Qualcuno che no, non penso che ci sia. Qual tentativo d'attacco si potrebbe tentare. Quindi abbiamo visto che qua nessuno che abbia tentato l'attacchetto c'è stato,
Matteo lo conosco bene, qua è gamba d'attacco questa, lo sapevo, ma era prevedibile. Swift Qualcuno che chiude acceleration lo so by già che c'è, Alberto comunque Maggiore. riconosco bene come giocano questi. Qualcuno che chiude c'è sempre. Se qualcun altro dovesse partire, che ne so, il Mendez in un'azione... Ah, ma se la gioca la fuga sicuramente. Non penso che Matteo possa arrivare. Lasciamo chiudere Mendez che ha più uomini, comunque non penso che la fuga possa arrivare. Sarebbe da tentare un attacco, un contro, però non lo so, Non penso che si possa andare da soli. Perlomeno ci vuole comunque un compagno comunque andare. Quindi la cosa migliore è proprio... Come non perdiamo energia, abbiamo... Orca, trovare Melo, wow, bello. Qua si potrebbe tentare la cosa, eh. Qua si potrebbe tentare la cosa, ma è... Sapevo che sarà... Quanto a 60, troppo poco di accelerazione, cioè. Un po' di spento. Un po' di He's spento non è gonna neanche take mai them on stato by così male, himself. ormai non li facciamo con Superb, ormai. Lasciamoli perdere, chi è che ha attaccato Second Fan? Non penso che possano vincere, non ne avranno proprio le possibilità fisiche e materiali. The Qua riders se are qualcuno entering the parte last fa il 15 devasto. kilometers of the stage. Tanto per dire, non penso, 1 minuto e 51. Quello la rischia solamente di... Se qua parte, te lo giuro, qua farebbe il devasto. Se parte qua, qua si fa il devasto più totale. Non penso che possano rientrare da dietro. Però ho detto, se qualcuno partisse in questo istante, farebbe... Non lo vedremo più. Non andremo a vedere prendere l'arrivo. E questo è quello che vogliamo noi, no. Attack with the finishing line within Non mi reach. interessa, non penso che sia questo ciccone. Ah, addirittura penso di fare il numeretto qua. E Mendes, tanto che controlla lui. 10 km remaining. Quindi avevo già in mente di penso di fargliela fare davanti al Pozzo Nazionale. La cosa. Appunto, lasciamo andare avanti il Pozzo Nazionale adesso che... Pozzo This climb is nazionale, feared by many riders, bella the avere il pozzo percentages are very nazionale che high. prende la salita di buon ritmo. Dai che magari resiste. Si sta resistendo tra l'altro. Swift acceleration by Matteo Sta Trentin. resistendo, non penso che ce la faccia. Watch out, a team leader is falling behind. Ottima cosa, ottima The cosa. riders are entering the last 5 kilometers of the Occhio, stage. eh. Gasparotto is off. Occhio, eh. Occhio, eh. Things are hotting up at the front. There goes the Mannaggia il sprint. pozzo The che ha perso strong men are le ruote. giving their all. O Colbelli? Che cazzo sta a fare Colbelli? Colbelli no, non ci credo. Manco a volerlo! Manco a volerlo! Manco a volerlo! Superb victory for Sonny Colbrelli. Piero, dove cazzo sei? Piero, dove cazzo sei adesso, eh? Dove te ne stai in portineria? Tu te ne stai in portineria? Io sto qua a vincere, alla faccia loro! Piero, dove sei tu? Uemis Piero, Uemis Piero! Piero, stai vedendo? Questo è quello che tu hai The detto che va race is scarso. run, but a Questo è quello poor che tu hai shot detto che va bringing up the rear scarso. continued across the E line is a succhiamelo. bit of a knock for the morale. Che gentaglia c'è in giro. Va bene, va bene. Vabbè, vabbè. Piero, te la sei scommessa? Quanto avevi scommesso, mica? Avevi quotato che io venissi fatto fuori dal mondiale. Piero. Piero, succhia. Piero, devi succhiare. Piero, devi succhiare. Ma tanto. Piero, questi qua sono tutti e tre italiani che tu non hai voluto mettere in nazionale perché voi siete quelli forti, eh. Voi siete quelli forti. Giustamente. No, no, giustamente.
Che tieni tutti, devi mettere a giocare uno che non gioca, che non si fa vedere da 10 anni, che è stato eliminato in tutto, poi mettere un altro che, non voglio fare i nomi, mette un altro che non gioca, che non lo si vede per un'intera stagione e viene, non passa neanche 2 turni. Fate giocare loro. We're hearing Qua on the conta radio chi that a c'è, rider qua has given conta chi up, c'è. and here are the Rays Queste sono le highlights cose che reporting for you. contano. Succhia, Piero. Piero succhia. Ok. Va bene. Ok. Ma devo esportare, devo esportare. Fammi scrivere a Piero che lo devo insultare in modo assurdo. Mo' glielo scrivere a Piero. Oh, se n'è andato via. Se n'è andato via. Ho visto come se n'è andato via da tutto. Dove sei, Piero? Se n'è andato via. Tu sei a farti le patugne mentali dentro la portineria. Sei a farti le patugne mentali. Mentre qua l'unico che cosa. Io invece me ne frego di quello che dici tu e sto qua a rispondere di quei risultati. E questo è quello che conta. Succhia, vediamo, per farti capire. Io sono quello scarso adesso. Io sono quello scarso. Piero, do you think that I'm the worst of the team? Please shut up next time. Quanto godo. Va bene. Comunque, tornando a noi. Tornando a noi. È stato divertente. Molto divertente. E vediamo. Ok. Ok. Va bene. Questi sono gli italiani che non hai voluto far giocare. Piero, these are the Italians that you called it. Noob. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, non mi interessa. Ok. Comunque, tornando a noi. Solo. E vabbè. Allora, classics. Ok. Che cavolo di tappa è stata questa? Che tappa ho fatto? Ma mai capivo come si fa. Mai, ma dico mai capivo come si fa quella cazzo di come si chiama? Boh, fatta di passo. Ho vinto di passo. Vabbè. Purtroppo mai capivo come si fa sta. Come cazzo si chiama? Sta classica. Ho vinto a culo, l'importante è che abbia vinto dove si vince. Però, in qualche modo me la so cavare. Effettivamente, era anche la cosa più giusta. Basta da nemico che è stancato. Ok. Ok. Va bene. Scelta della squadra adesso, vabbè. Ok. Bello, comunque è bello che ci sono 4 team italiani. Boh, io quasi quasi potrei. Vabbè, noi. Boh, io te l'ho detto quasi quasi preferisco che arrivino gli altri italiani. Detto, sinceramente, preferisco che gli altri 2 italiani arrivino in finale. Onestamente preferisco che arrivino loro in finale, però. Preferisco di gran lunga che arrivino loro. Quindi, chi è che manca? Cosa? Erano. C'era, no, non c'era, non c'era. Ma Francia. Boh. Comunque. Ho creato. No, voglio scommettere che ho creato col culo. No, ho creato bene. Mi discordano in un modo. Mi discordano in un modo, ok. Quanto vuoi scommettere che ho sbagliato qualcosa di sicuro? Comprendalo. Strano, le classiche dovrebbero essere giuste. Ho sbagliato qualcosa sicuramente, è un classico, non male.
Lo dico io, qua ho sbagliato qualche, ho fatto qualche cagata sicuramente. Boh. No, sa, non ho sbagliato niente. Va bene. Va bene. Minchia, Italian Power. Italian Power. Tornando a noi. Allora, fammi mandare direttamente l'export, che preferisco mandarli direttamente ora l'export. Dove lo trovo? Export. Ok. Ok. Comunque. Vogliamo scegliere la squadra sti qua. Quanto vuoi scommessi? Sicuro che c'è gente che con Ivar. Ok. Va bene. E pensare che rischiano di passare un sacco di ripescati. Ok. No, boh. Tito, non capisco cosa stia facendo. C'è gente che manco ha imparato. Come si fanno? Ok. Va bene. Ok. Va benissimo. Ed è stata una cosa bella. Oh, amica, adesso sbaglio il file del boss, perché mi è già successo, non sapete quante fottute volte. Mi sbagliavo il boss. Comunque, situazione sembrerebbe essere semplice. Ah, va bene. Comunque, allora, adesso vediamo com'è la situazione. Allora, diciamo che fammi vita piena su camera, come fisica di PCM. Vabbè, penso che cosa si fa interessante, boh. La bube. Allora. Ok, allora. Ok, tripletta italiana, ottimo. Ok, comunque, vediamo quanto manca qua. Non è che vabbè.
Ok, mi hanno scritto nuovamente. Ah, vabbè. In tutto questo non mi interessa di aver vinto la gara, ma mi interessa che sia aumentato il livello del mio bot di disco. È utilissimo. Ok, comunque. Comunque, quanto manca? Oh, in tutto questo è già iniziata la gara, io stavo ancora cazzeggiando. Lo so che potrei essere già passato. Almeno così si spera. Potrei, si spera, che venga, che possa essere già passato, però, boh, comunque, tornando a noi, concentriamoci su sta cazzo di gara, ok? Vabbè. Ovviamente qua si punta tutto su chi è che tenta di attaccare, si punta tutto ok, facciamo arrivare la solita fughetta. Ci mandiamo, vabbè, direi il Bonifazietto nazionale. E magari anche il Cattaneo nazionale. Nazionale, dico che lo chiamo nazionale perché sono della nazionale, ovviamente. Comunque, tornando a noi. Tornando a noi. Oh, cazzo di Dio. Va bene, va bene, va bene, non mi interessa. Facciamo vivere Mendezzetto e ho messo due corridori, ok. Stessa tattica di prima. Prendiamo, ci mettiamo la cazzo di ruota e non mi scollo più. Porco, ok, meglio di non fare le rime. Che non voglio fare. Comunque. Allora, tanto. Ok, iniziamo a farci i cazzi nostri. Tanto siamo passati, sono loro che devono fare la cosa. Penso di essere rilassato, eh. Mi concentrerò a far arrivare altri corridori davanti. Dietro che c'è qualche focettino che sta attivando come un dannato. Chi è st'essere? Antonio, strano, una persona così intelligente, come mai si mette a attivare senza motivo? Boh. Comunque, io ti giuro una cosa. C'è qualcuno che sta andando avanti a suon di pescaggi. Questo non ha senso. Comunque, questo è il famoso pavé. E vediamo dove si potrebbe arrivare. Gente che ha il 76. Ok. Sacking fan che hanno due uomini. Ok. Te l'ho detto, non ha senso. Ti pare? Non ha senso tirare se ci sono tutti in fuga. La fuga, cioè, si va in fuga per avere un minimo di vantaggio sul gruppo. Si vuole avere un minimo di vantaggio sul gruppo. Come, che minimo vantaggio si vuole avere qua? Nulla. Tutti uomini in fuga, in cui c'è un uomo forte in fuga. Quindi vantaggio ne ritroviamo. No, e non si tira quindi. Porca troia, il punto che ha. Ma ha uomini molto migliori di me, Mendes. Quindi potrebbe essere opportuno non far arrivare questa fuga. Come non la faccio arrivare? Mi metto a attivare, molto semplicemente. Non la faccio arrivare la fuga. Non la faccio, non mi metto qua a vuota. Me ne sto in grazia di Dio. E vedi che stiamo tutti bene, non mi dire che sto. Ok, no, eh. Mi succede già troppo spesso che certe volte mi dimentico di attivare la stream. Comunque, lasciamo andare questi qua che non hanno, non dovrebbero avere l'interesse di tirare. È un 76, a parte sto 76, a parte sto Daniel Mico che ha rotto i coglioni. Comunque, stavo dicendo. Ah, è una cosa che. Oh, così quasi tanto. Non penso che la situazione possa evolversi rapidamente. Quindi non penso che la situazione possa evolversi a sto punto. Direi di vedere un'altra cosa. 200 IVA. Boh. Vediamo, tanto mi posso fare un po' di capolimia, vediamo cosa dicono.
Quanto sono scemo, posso vedermi Discord, o perché ci penso? Posso vedermi Discord anche dal cellulare. Comunque, stanno succedendo le cose più ridicole. Allora. Ok, comunque. Allora, tornando a noi. Allora, mentre il gioco va avanti, vediamo cosa posso fare. Allora, vediamo. Mi guardo un bel porno, tanto ormai posso anche andarmene via. Tanto non succede niente. Quindi, vediamo che fare, tanto. Porca, oh cazzo, stavo rovesciando la bottiglia. Allora. Allora, vediamo com'è la situazione. Una grande bella caratteristica. Nel dubbio lo tira. Proprio strabiliante, certo. Certa gente è un gioco strabiliante, questo è quello che voglio dire. Comunque, beh, la situazione comunque sembrerebbe essere abbastanza interessante. Vabbè, fa niente, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Viscontino potrebbe, che ne so. Sappiamo che in gruppo non si troveranno cose molto piacevoli. Boh, tanto io non tifo, non ho alcun motivo di farlo. Vedo che anche Matteo si è convertito al mio modo di giocare, ha fatto bene. Allora, Solipay potrebbe creare un problema a tutti noi. Boh. Assurdo. Comunque mi manca il mio cavo teamplay, devo dire la verità. Allora, Gabi appena mi ha inviato il gioco, strano, non è mai online Gabi. Va sempre alto, non gioca mai a PCM. Allora, fa poco inizia il pavè. Dimmi che abbia volume zero, ok. Addirittura vediamo che qualcuno sta addirittura tirando dietro, a quanto pare. Chi? Ah, Tonio. No, Tito, come si chiama lui? Puzz. Allora. Che rabbia, comunque. Se fossi stato eliminato. Non mi hai fatto una ragione, comunque. Per cosa devo fare? Boh, se devo essere fatto fuori, minchia. Devo fare ultimo.
Ottimo, ok. 3 minuti e 12, addirittura il vantaggio lieto scende. Il vantaggio scende perché... Questo per farvi capire il cervello della gente che gioca sto game. Ah. Ok. Poi vorrei capire come mai sti esseri malvagi. Ok. Allora, tornando a noi. Fa poco iniziato a Wavin. Primo tratto di pavè. E mi hanno detto, a proposito, mi hanno pure detto che quelli là sono sempre gli stessi commenti dal 1900 e rotti. Sono gli stessi commenti da almeno 15 anni, ci sono sempre gli stessi commenti. L'unica cosa che cambiano sono le parole, insomma, i nomi dei civisti. Perlomeno in inglese. Ok. Allora, cronaca, vediamo. Addirittura. Ok, vediamo che fra poco inizio. Vediamo cosa dicono qua dentro. Ah, qua addirittura danno le indicazioni su Discord. Va bene. Qua intanto, boh. Comunque. Ok, fra poco inizia perlomeno la bube che conta. E vabbè, andiamo a pigliare l'acqua. Direi di sì. Ok. Another race will now begin as we're getting close to Trois-Villes, the first cobbled section. Ah, l'ha detto il mitico cronista. Vabbè, vediamo adesso che succede sul pavé. There are two schools of thought on riding Se cobbled qualche section. essere Some try to malvagio, stay in the maligno, middle, come while cazzo è others lui. will take to the side, A sto quickly on punto the rischiamo grass. addirittura di staccarci. Attenzione. Questo è brillante. Ok. Allora, inizia qua il pavé. Porco Dio! Abbiamo iniziato la tiritera, zio merda. Abbiamo iniziato, mi sembrava che stesse andando tutto bene. Mi sembrava un po' strano che stesse andando tutto bene. No, mi sembrava un po' strano, Mi sembrava un po' strano che stesse andando tutto bene, ovviamente. Era troppo bello per essere vero, ovviamente. Era troppo bello per essere vero. Giustamente.
Troppo bello per essere vero, eh. Tac, devo provare. Questo gioco è una merda. Vabbè, fa niente, ci sta che si formi. Allora. Guarda qui quello che mi ha consumato di più chi ha gli sconti, come più forte. Madonna, se ero ancora io, quando ho visto Modulo con un altro italiano. Mi ero lì lì per tirare un urlo di quelli. Comunque. Che rabbia. Allora, automobilisti sono scesi. Ah, e tu c'è pure la salita, la pure questa mia onta. Bikes are severely put to the test on cobbled sections, so special frames were developed. They offer more flexibility and are better at absorbing vibrations. This takes a lot of strain off the rider's forearms. Allora, va bene. E sembrava toccare la situazione. Udus quanto è? Udus cronometro, va bene, caro. Ah, finalmente c'è un tratto in pave 1. Questo è leggermente duro. Qua c'è la situazione un pochino diventa più interessante, però già dopo la foresta di Arenberg la situazione è spettacolare. Ah, vero che non succede un fatto del genere. Vero che Perucchi non si stacca, perfetto. Cambrai. Vabbè, non mi ricordo, mi sembra di tu che ok, comunque. Mi chiedo dietro chi stia tirando. Questi qua ritrovano 60 cursori e tirano a gratis. Non io me ne sto qui. This year, Però some per sections finire have seen their anche cobblestones prende un refurbished, but pochino di I can assure you vantaggio that it doesn't mean con la renewed. fuga. They still remain a significant difficulty. Symbolic kilometer as we go through the halfway stage of the race. Che tripletta che abbiamo fatto, ok. Quasi quasi una tiratina la farei per un solo e semplice motivo. E vincere fino. Oh. Magari una un vantaggio leggermente più ampio ci servirebbe, secondo me. Quindi meglio mettere. Non so perché vuole tirare. Sento, secondo me un vantaggio leggermente più ampio servirebbe.
un vantaggio potrebbe esserci, secondo me. Vedi che un po' di vantaggio sembrerebbe esserci. 3 minuti di vantaggio non sono né pochi né tanti. Di certo non avvierà la fuga, questo è poco ma sicuro. Ottimo, guarda che sta facendo un buon ritmo Bonifazio, eh. Non so perché mi ho voluto tirare con lui, ma volevo tirare con lui. Crossing a Dietro cobbled section Pelucchi is a come ha technical messo. exercise. That's why some specialists don't hesitate to reconnoiter a route several times, Bonifazio comunque sta because each relativamente section bene. has its particularities. And on some sections, it is make or break if you don't adopt the right strategy. Ottimo. Allora, a questo punto mi smetto di tirare e lasciamo tirare qualcun altro. Tanto vantaggio non abbiamo. Non ne That's another troviamo. rider with a flat tire. Ma The ancora, la road is seconda really volta che prova il treacherous. povero modulo. Penso che comunque si stacchi nuovamente. Modulo. Ok, dopo questo mi sembra che inizia la foresta di Arn, quindi inizia il delirio. One thing's for sure when it comes to cobbled sections, there will always be a fight at the front as the riders enter. It's vital to be at the front to avoid falls or breaks in the peloton. Oh, cioè qua veniva il devasto. Meno male che comunque siamo relativamente poca gente. Che devasto che sta avvenendo qua dentro. Attenzione che mo c'è la foresta di Arenberg. Il casino più totale, già mi immagino. Immagino già il casino più totale. Immagino già il casino più totale. Ok. Iniziamo la foresta di Arenberg con 2 minuti di vantaggio. E vediamo, che in gruppo. Another flat tire. Va bene, non importa, non mi voglio incavolare. Cattaneo non è un corridore importante comunque. Non mi sarebbe stato di alcun aiuto. Diciamo che è inutile secondo me dover
Tentare di recuperare, quindi mi conviene di tu tenermi qua e attenzione, qua sembrerebbe con tutto il vantaggio che c'è dietro di tu, considero che sia una cosa di tua più opportuna farsi riprendere. Al gruppo. Riders run enormous risk of injury on cobbled sections, but as the Ok, saying goes, it's the historic races that make the rider and not the other way around. We're starting the last third of the race. Ok. Ok, un altro tratto di pavé durissimo. Tratto di pavé impossibile pure questo. Tra un tratto, questo è un tratto di pavé veramente allucinante. Da quanto casino fa. Addirittura di là Dennis ha fatto il capitano, poveretto. Ok, casino in gruppo, è arrivato qua, è finita la pace. Vediamo qua The guys davanti che up front are succede. asking serious Dietro ci questions of the siamo riders in the staccati, rear. tentiamo di There's more of them are left riportarci in the wake. sotto. There's another rider with a puncture. Occhio The sides of troia. the road are not a tire's È best friend. sembrato I can tell essere... you that Beh, io riding on preferisco... cobbled sections is a Facciamo real innanzitutto prendere challenge. acqua, The racers have to have the ok. talents of a tightrope walker, Sembriamo as essere the grip of rientrati, the tires can't comunque. be counted on. Proteggiamo il nostro leaderetto con... vabbè, oh. Se si rivolta sotto, ok, se si rivolta sotto comunque. Che cosa sto facendo col bello? Io col bello. Ah, col bello, di tua sembrerebbe esserci. Attenzione, c'è stato il separamento in gruppo. Attenzione col bello, rischi di me. Calma, Cattaneo proteggere col bello, su questo non c'è piove. Poi gli altri andranno un po' io tutti a ritmo. Ok, si chiude la fuga. E boh, quanto pare stava... Il solito gran casino a sto punto. Porca puttana, la pupe non ci ho mai capito un cazzo e mai ci capivo una minchia. Alto tratto di pavé durissimo, io... Vediamo se si riporta sotto Bonifazio. Penso che si riesca a riportare sotto comunque. A rider is Tornando taking noi this di tua chance tenta alone? l'attacco disperatissimo. Mendezito. Ok, Bonifazio riesce a portare l'acqua ai fratelli. E vediamo che qua sembrerebbe aver fatto un attacco interessante. Vabbè, non importa, non And here importa. are the dry Quanto cobblestones. vale. I know several riders who would prefer to be at home in front of the telly. Ok, a quanto pare. Qua sarebbe una bella cosa partire, però.
Qua sarebbe una bella cosa partire. Questo è per vedere la differenza quanto sono cretino io che non lo prendo ovviamente davanti. Povero io che sono proprio scemo a non prendere davanti. Oh vabbè, non è ancora questo il tatto di pave. No, non è ancora questo il tatto di pave 2, ok. Quelli là, da adesso inizia la bella bubè, gli ultimi 50 km. Durissimi. Mi pare impossibili da fare. Cioè, noi proviamo a prendere la testa su questo tratto, però. Io voglio vedere quanto riesce a. Andiamo davanti a questo tratto in parere, vediamo, Dai che ce la fa, dai che ce la fa. Vai che ce la fa. Vai che ce la fa. E si sposti, vediamo col Brel in prima persona cosa riesce a combinare. Col Brel che tenta di fare un po' di sezione. Qualche frocetto Mendes si stacca. A questo punto ho detto, se nessuno continua l'azione che ho fatto, è inutile. Qualcuno ha continuato l'azione? No, nessuno ha continuato, ok. Intenzionati zero ci sono stati, Intenzionati zero, diciamo, non c'erano le intenzioni giuste. E a sto punto sarà la solita Roubaix. Del cavolo, mi stupisce di trovarmi tutta questa gentaglia in semifinale, però. Vabbè, fa niente. Il Mont It's Saint-Pervert, il almost easy to be in Monti the e lead when Pervert. going into cobbled sections. Breaks in the Non penso peloton che can happen succeda at any qualcosa di moment. interessante, visto che non è successo prima. Vabbè, ogni tanto ecco il video insieme, che ci fanno tutte ste due insieme? Non lo voglio sapere, vabbè, fa niente. Comunque. Vediamo tutti e tre in automatico, perché fa fastidio. Comunque, tornando a noi, c'è ancora Viscontino. Giovannino Viscontino, c'è stata una selezione assurda. E vediamo, che dobbiamo, forse sono Nicole Brelli, qualcosina di MG la recupera. Penso di sì, perlomeno. Penso che ritorni full di energia presto. Ok. E dopo c'è il attivino che sono i micidiali. Comunque, l'avevo detto io, Ditemi che non avevo detto che succede tensione, Mendezito che tenta di fare cose strane, cose che potrebbero cambiare la storia di sto gioco. Niente che, comunque attenzione Mendez che fa cose interessanti e vediamo. 18 come due in gruppo, siamo in 6, quindi sì. 3 uomini a testa, siamo sicuri che partisse Mendez. Giustamente che c'è da inventarsi. Che c'è da inventarsi, fammi pensarci una cosa, Preferisco, stammene, fammi a vuoto un altro, qualche altro chimometrello. E fa poco di ripartire. Preferisco, stammene qua, fammi a vuoto qualche altro chimometrello, Che va poco, lo voglio tirare. Porca troia, perché è rimasto attardato il poverello Daniel Rosso. Beh, comunque direi che forse adesso gli potrebbe tentare qualcosa. Non penso che comunque riesca ad arrivare. E se partissimo, e proviamo ad attiviamo la sta accelerata. Come si deve. Visconti's Andato, off. andato, 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 effetto. È andato, è andato, è andato,
perlomeno vediamo con Mendezito che ci possiamo. Quello non è un attacco che potrebbe piacere a me. Comunque, questo attacco di Pavé. Porca troia, se non è selettivo come quelli che piacciono a me. Comunque, perlomeno sotto a Mendes ci stiamo rientrando. Anzi, potremmo essere rientrati adesso ormai. Sotto Mendes di rientrarci siamo rientrati. Potrebbe non averne tanta energia che abbiamo noi, lo so, eh. Ok, l'importante è avere l'energia che avevamo adesso. Ok, abbiamo comunque gestito molto bene il leader del Gagabio. Sì, uscissimo, comunque meglio preferisco tenerlo così che in posizione. Questo qua è Bettiò, quindi Alvisi è rimasto da solo. Oh, cioè quasi aspettiamo subito un attacco di quelli che Alvisi sa fare. Quindi vediamo, ci mettiamo 90. Cap food lab, quindi appena finisce sto tattello in pavé. Di poco conto. Si parte. Quanto è che manca? Mancano, ce l'hanno. Ok, vediamo, sì. Mi sto bloccando da solo, che attenzione che ha fatto Bugelli. Quella comunque tentiamo di accelerare. Tonio, cos'è un attacco di Lemonara? Tentiamo di partire. Attenzione che sembrerebbe che esserci l'attacco di quelli che vorrebbero andare via. Bettiol, cosa fa Alvisi? Che ha capito che sembrerebbe essere il movimento giusto questo. Questo sembrerebbe essere il movimento giusto. Ha capito Alvisi. Ha capito Alvisi che è un grande collaboratore. Attenzione, si riporta sotto a Mendez. A questo punto mi aspetto che comunque qualcuno dietro la mano ce la dia. Mi aspetto che qualcuno dietro la mano ce la dia. Questo non è vittima di chi vuole dare una mano. Questo non è vittima, quindi sicuramente Alvisi ne ha di più di me. Ma lo so. Qua da Fessi proprio non vuole attivare Alvisi. Ma si vede lontano 1 miglio che Alvisi ne ha più di me. Si vede lontano 1 miglio che Alvisi ne ha più di me. Comunque, ovviamente non tira. Boh, che scemo questo che non tira, eh. Beh, non voglio fare commenti. Sì, ma è una cosa assurda, eh. Come gioco io qua non. Qua nessuno ha sembrato attivare, quindi secondo me di quelli che potrebbero avercela di più. Questo se Alvisi ha preso la mia volta è proprio scemo comunque. Ok, e sappiamo tutti che potremmo. C'è questa grande guardingo che è Alessandro, beh non so se farlo rientrare. 3, 2, 1, dovremmo arrivare comunque fino all'arrivo, eh. Attenzione che Mendes potrebbe ritrovare. Tentato l'attacco, come cazzo si fa adesso? Penso così, ok. Mendez si è messo bene. Quant'è che si partiva qua che non mi ricordo mai. No, adesso, no, adesso si partiva. Dai, quanto abbiamo fatto? Vabbè. Terzi. Di essere passati siamo passati. Di essere passati siamo passati. Penso sia passato anche al viso. Ok. Buono. Vabbè. Passati noi e passati anche al viso. Piero succhia completamente. Piero devi succhiare. Cosa? Ti lascio immaginare. Sempre se tu riesca a immaginare. Comunque, bella tappa, Piero. Devi vedere, io voglio lo scapso adesso. Vabbè, è stato un errovaccio, l'ha fatto Alvisi secondo me. Adesso Alvisi, vabbè. Potevamo. La volata della Bubè è sempre stata un po' la cazzo di cane, sempre. Mai capito come funzionasse, ma lo capivo. So close, effettivamente, so close. C'erano gente dietro, Trentini era dietro. Mendez se l'è proprio persa da fesso.
Che schifezza, comunque che provaccio è stato, eh. Quello che abbiamo fatto. Nel senso, quando avevamo attaccato io, Matteo e come si chiama? Il Mendez. Alla fine di questo tratto che avevamo noi tre da soli. Sì. Va bene, comunque, peccato, è stata un po' una sfighetta quella che abbiamo avuto. Comunque ci sta, ci sta, ci sta, siamo in finale, questo è l'importante, è passato il turno. E il vesto conta poco. Comunque il vesto conta poco. Finale per noi, finale per noi. Ottimo! Ale, 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 Pievo dov'è in questo momento? E Pievo dov'è? E Pievo dov'è, cazzo? Pievo dov'è? Mi vivono subito le errori. Avevano la vai al Visi che mi scrive tutti uniti, cavolo, uniti come si sarà sempre. Al Visi, io e al Visi siamo in finale. L'ultima volta che abbiamo tentato lì, abbiamo collaborato tentando qualcosa. È finita male. L'anno scorso siamo stati eliminati quando eravamo nello stesso turno insieme. Insomma, lui è stato eliminato e io sono andato avanti. Questa volta passati entrambi. Quindi in finale. Siamo io e Matteo in finale insieme a Titu, che ho criticato per tutta la serata, ma alla fine in finale ci è andato. Non so nemmeno come abbia potuto, ma in finale ci è andato. Volate molto tanto. Comunque la cosa assurda è che potevo fare vincere entrambe le tappe con lo stesso uomo, tra l'altro. Comunque, bella corsa e. Bella corsa è stata, mi è stato uno spettacolo, sono contento. Sono contento. Sono contento e vai. Cosa gli posso dire? Posso, ne sono andato in finale, non ci credo, ma non ci credo nemmeno io che sono andato in finale. Sono andato in finale. Cosa incredibile. E sono andato in finale. E si vuole in finale. Sì. Si vola. Sì, cavolo. Che culo che siamo andati in finale. Che vai, cavolo. Nessuno ci credeva. Nessuno ci credeva. Nel senso, tutti i miei amici italiani non ci credevano. Dicevano, sei fatto secondo me fuori in tutte le finali. E io invece avevano ragione i miei amici. Di quella gente che conoscevo, dimostrerò quei risultati invece con le critiche. I risultati dimostrati. Penso primo del girone. E gli ho dimostrato che sono io il più forte. Pievo dov'è? A farsi i pattugni mentali. A dire che non vuole giocare per non stressarsi. Adesso è sparito, poi mi compare. Poi adesso ho visto me che sono forte e risparito di nuovo. Intanto sono io che mi diverto, sono io che ottengo risultati e tu dove sei? Continua a farti seghe mentali. E tanto a vincere. Adesso ci sono io che vinco, sono la gente che si ricorderà di me, non di te. Comunque, è stato tutto molto bello e finale quindi. Quindi. Ok. Comunque, è stata una tappa bella, sono due classiche belle, diciamo, molto vola random la volata, quello, meno male che la volata finale l'ho saputa fare, nel senso, come si chiama, alla Vube, non alla Vube, alla Freccia Vallona, ho ovviamente fatto un'ottima volata finale, e, ho saputo prendere bene la salita, e comunque bene, sono contento di quello, e, boh, beh, per il resto va bene così, dai, in finale, sicuro in finale, e. Boh, sono contento ovviamente, non me la sarei mai aspettata. Contento, ovviamente contento, va bene. Dai, ci sta, ci vediamo in finale. Anzi, ci vediamo prima in un posto, vi vediamo quindi fra 3 giorni, sabato che c'è il tour. Si vuole in finale, ragazzi.